Un saluto a tutti i radioascoltatori, ci risentiamo per una nuova puntata di Medicina e Speranza. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Valerio Carracino, chirurgo generale afferente all'unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale civile di Pescara, responsabile dell'unità operativa semplice di robotica e mini invasiva all'interno della chirurgia generale. Valerio, grazie per aver aderito all'invito. E allora, raccontaci un po' la tua esperienza lavorativa all'ospedale civile di Pescara, cosa fai, un po' tutto. Intanto grazie, è un piacere stare con voi e veramente grazie per il graditissimo invito. Come già detto tu, io afferisco alla divisione di chirurgia generale di urgenza dell'ospedale civile di Pescara e sono il responsabile dell'unità semplice di chirurgia robotica e mini-invasiva, quindi essenzialmente la paroscopia, quel settore della chirurgia che applica la tecnologia mini-invasiva che ha come fine quello di minimizzare il trauma dell'intervento chirurgico. Essenzialmente in chirurgia addominale, quindi parliamo di intestino, di stomaco, di pancreas. Diciamo che la robotica in questi anni ha avuto un grande sviluppo. Da quanto tempo c'è la robotica, più o meno? Guarda, a Pescara il sistema robotico è arrivato nel 2016. Okay. Ed era la vecchia piattaforma robotica Da Vinci S che aveva solo 3 bracci robotici. Attualmente, grazie a grossi sforzi fatti anche dalla nostra direzione generale, a Pescara fortunatamente disponiamo della piattaforma robotica Da Vinci Xi, che è quella più aggiornata al mondo, con 4 braccia e con possibilità veramente di semplificare e ottimizzare l'intervento chirurgico e soprattutto di minimizzare gli effetti del trauma dell'intervento chirurgico. Bello, interessante. Che tipi di interventi si possono fare con questo tipo di chirurgia? Ma un po' di tutto, tra l'altro in tutte le branche, ecco. Ci tengo a sottolineare che tutte le varie divisioni chirurgiche del nostro presidio ospedaliero utilizzano tale piattaforma, quindi anche l'otorino, la chirurgia pediatrica, certo. La chirurgia toracica, l'urologia, che è uno dei campi prediletti di questo tipo di chirurgia, la ginecologia e anche noi. Per quanto riguarda il mio settore, quindi essenzialmente lo stomaco, l'intestino, ci tengo a precisare che ci permette di trattare non solo la patologia benigna come era in una fase iniziale, ma anche la patologia neoplastica maligna, quindi i tumori del colon, i tumori dello stomaco, del pancreas, minimizzando però l'effetto dell'intervento e permettendoci di non fare grosse incisioni deturpanti, che è un fatto questo molto importante sia da un punto di vista, diciamo, anche psicologico, perché tante volte si sottovaluta magari anche l'impatto psicologico che l'atto chirurgico ha sul paziente, ma soprattutto di minimizzare e di ridurre i tempi di degenza del paziente, che può tornare a fare una vita normale molto più precocemente rispetto al passato. E senti, patologie più frequenti per quanto riguarda la chirurgia generale, un po' di tutto mi dicevi, quindi? Un po' di tutto, noi essenzialmente, diciamo, il nostro settore che affrontiamo più frequentemente è quello della patologia neoplastica colorettale e dello stomaco. E tra l'altro mi fa piacere condividere con coloro che ci ascoltano anche un dato che deve essere un pochettino un vanto per l'intera popolazione di Pescara, perché quest'anno abbiamo avuto un riscontro molto importante dai dati della Agenas, che ha posto l'ospedale di Pescara al 21esimo posto in Italia tra tutte le chirurgie oncologiche, sia la chirurgia generale per quanto riguarda proprio il trattamento dei tumori del colon del retto. E ci tengo a sottolineare che questo è un valore che è importante non solo da un punto di vista numerico, certo, perché in questa classifica rientrano solo le divisioni che trattano più di 50 casi di patologia neoplastica colorettale, ma si fa riferimento anche agli esiti, che vuol dire che l'ospedale di Pescara, che viene subito dopo l'Humanitas, tanto per dirci, perché la classifica riguarda sia le strutture pubbliche ma anche quelle private, ha rispettato in pieno anche i risultati, gli esiti del trattamento di tale patologia, sia in termini di riduzione di mortalità che di ritorno proprio ad un'attività di vita normale al di sotto dei 7 giorni, che vuol dire che i pazienti che per quanto riguarda i tumori del colon retto sono stati operati a Pescara hanno avuto una degenza media inferiore rispetto ai 6 giorni. Ma per sottolineare l'importanza del dato mi piace ricordare che risultati analoghi sono stati ottenuti anche dalla chirurgia toracica diretta dal dottor Marco Casaccia,
e anche dalla unità operativa dipartimentale di senologia del dottor Nardi, strutture appunto che hanno rispettato in pieno questi dati dell'Agenas, che credo sia un dato assolutamente di valore da sottolineare. Certo, certo. Senti, per fare una visita a chirurgia generale come funziona, anche per accedere? Diciamo, questo è un po' un problema che spesso purtroppo conosci benissimo anche tu, e ci viene rimproverato la difficoltosa difficoltoso accesso alle strutture, sì, nel nostro ospedale. Di questo ci scusiamo, anche tu sei in un altro sì, 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 eccellenza. Voi avete... del nostro ospedale. Voi avete un ambulatorio dedicato? Sì, noi come un ambulatorio di chirurgia generale, e così si può afferire, sì, tramite prenotazioni con il CUP. Sappiamo che non è sempre molto facile accedere, però per quanto riguarda soprattutto la patologia neoplastica, raccomandiamo sempre ai medici curanti di apporre alle richieste di visita il codice breve, perché se viene fatto questo, nell'arco di 20 giorni il paziente ha la possibilità di essere visitato. Senti, scusa se ti interrompo, dov'è che sono ubicati? Perché io lavoro lì al primo piano, però sì, i vostri ambulatori non li ho. Il nostro ambulatorio sì, è dalla parte dei poliambulatori al di sopra della perfetto, radiologia, okay, ma ormai c'è un servizio di informazione che funziona anche molto bene, certo, che può guidare tranquillamente i pazienti a fare la visita. Tra l'altro, il fatto importante è che dopo la prima visita di solito si ha l'accesso alle strutture di day hospital, per cui tutti gli esami diagnostici che devono essere eseguiti dal paziente per stadiare in maniera ottimale la patologia vengono fatti all'interno del reparto stesso. Certo. Voi come ospedale Civile di Pescara avete una casistica sicuramente molto significativa. Sì, noi ti ripeto, siamo al 21° posto per quanto riguarda proprio la patologia neoplastica colorettale in Italia, e una casistica di tutto rispetto, e questo è un dato che è importante sottolineare. Perché? Perché tante volte si parla di importanza del tipo di tecnologia utilizzata in chirurgia, però ciò che fa la vera differenza in patologia oncologica di fatto è il volume di pazienti, certo, che vuol dire che al di là della tecnica che quella struttura utilizza, perché si possa ottimizzare il trattamento del paziente, oggi si parla di tailored chirurgia, no? Cioè la chirurgia ritagliata sulle caratteristiche del paziente, è necessario che quella struttura abbia una conoscenza estremamente raffinata di quel tipo di patologia. Per fare questo è necessario avere delle casistiche molto importanti. Certo. Senti, ci sono delle complicanze con la chirurgia robotica? Assolutamente, secondo la tua esperienza? Sì, ecco, questo è un altro... A volte purtroppo il fatto di dire al paziente che l'intervento viene fatto con robot con incisioni di 8 mm viene inteso dal paziente come una minimizzazione dell'atto chirurgico. Ci tengo a sottolineare che non è così, nel senso che noi riproduciamo con il robot in laparoscopia lo stesso identico intervento che viene fatto in chirurgia open. Cos'è che cambia? Cambiano i mezzi che utilizziamo, ma questo perché ormai lo vediamo anche nella vita quotidiana. Abbiamo una innovazione talmente veloce per cui abbiamo ottimizzato gli strumenti che utilizziamo, ma da un punto di vista oncologico l'intervento è assolutamente sovrapponibile a quello che viene fatto per via tradizionale. Quindi diciamo che minimizziamo gli effetti del trauma chirurgico, avendo però come fine sempre il risultato oncologico, quindi la sopravvivenza a lungo termine del paziente. Senti, poi chiaramente... Quindi questo, scusa, certo, per finire di rispondere alla tua domanda. Certo che è possibile che ci siano delle complicanze, certo, ma quello non è tanto legato al tipo di tecnologia quanto, ti dicevo, purtroppo allo stadio della patologia, alle condizioni generali del paziente, certo, a dei fattori che sono un po' indipendenti e legati al paziente stesso. Senti, come patologie più uomini, più donne, oppure comunque la questione è sovrapponibile? Ma più o l'incidenza meno è sostanzialmente sovrapponibile. E quello che abbiamo osservato ultimamente, ad esempio, ne parlavamo prima, è un'aumentata incidenza, ad esempio, delle neoplasie epatobilio-pancreatiche. Stiamo studiando anche il motivo, ma sono patologie neoplastiche che purtroppo
proprio per caratteristica della patologia stessa, purtroppo tendono ad esordire quando la patologia è già andata un bel po' avanti. Per quanto riguarda invece il colon retto e lo stomaco, grazie anche a un sistema di screening molto efficace, del resto il 70% dei tumori, ad esempio del colon, sono il risultato di una degenerazione nel tempo di una lesione benigna, ebbene è molto più facile che la patologia venga identificata in una fase precoce e addirittura che possa essere risolta per via endoscopica, quindi arrivando all'intervento, cioè, il che è il vero cambiamento. Quindi la prevenzione è fondamentale. La prevenzione rimane fondamentale, fattore determinante. E i fattori di rischio sono quelli conosciuti, il fumo, l'alcol, eccetera. C'è qualche la familiarità altro? Che la familiarità, esiste, okay. Purtroppo noi raccomandiamo sempre, ad esempio, i pazienti che hanno avuto esperienze con dei familiari con patologie di tale tipo di anticipare i test di screening. Dopodiché i fattori alimentari, dietetici, personali, sono vari fattori, c'è una varia possibilità purtroppo di fattori che predispongono a queste patologie. Bene, grazie, facciamo un piccolo stacchetto musicale. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Valerio, so che tu hai letto il libro di Marco Bardazzi su Enzo Piccinini. Sì. E anche tu fai un percorso di fede, sei credente? Assolutamente sì, Piccinini, come anche altri colleghi in realtà, anche meno conosciuti, rappresentano una guida, un faro che, almeno nella mia vita professionale, rappresentano dei riferimenti costanti. Perché? Perché a mio avviso poi nella vita del chirurgo e del medico in particolar modo, ritengo che ciò che faccia la differenza e che costituisca un pochettino il punto focale, no, del nostro lavoro sia la capacità di assumere sulle proprie spalle la responsabilità della vita di una persona. Al di là della difficoltà tecnica del lavoro che bene o male col tempo affiniamo, chi più, chi meno, in rapporto alle proprie capacità, agli studi, alle possibilità che abbiamo avuto, la capacità di assumere su di sé la responsabilità di quel paziente, di un nucleo familiare tra l'altro, avendo anche la consapevolezza che non sempre purtroppo siamo nelle condizioni di riuscire a guarire, a sanare completamente quella persona. Beh, ritengo che quello sia il fattore fondamentale, e almeno nella mia esperienza di vita esempi come quello di Piccinini, ma anche, ti ripeto, di altri colleghi meno conosciuti,
ma che nella quotidianità cercano di aiutare tanti pazienti è fondamentale. E il senso, a mio avviso, che dà un significato al nostro lavoro è quello che ci ha insegnato Gesù, no? Cerca di star vicino al tuo prossimo, e il verbo che si fa carne è molto più concreto di quanto spesso noi tendiamo a credere. La capacità, o il tentativo, ecco, la capacità sarebbe presuntuoso, certo, è il tentativo di alleviare la sofferenza e la fragilità di persone che sono in difficoltà. Ricordo una chiacchierata che abbiamo fatto pochi giorni fa e mi colpiva quello che dicevi, che purtroppo a volte noi ci troviamo di fronte a pazienti con gravi patologie e con delle malattie terminali, e quindi il nostro compito è quello di accompagnare il malato. Ma sì, Vincenzo, perché sai, poi è uno dei grandi contrasti, secondo me, della nostra epoca, che è un'epoca di tecnocrazia. Parlavamo prima dell'importanza e dell'impatto che le nuove tecnologie hanno avuto anche nel nostro lavoro, che hanno migliorato sensibilmente le cure, la qualità delle cure dei nostri pazienti, però purtroppo siamo di fronte a situazioni a volte in cui, malgrado tutta la tecnologia esistente, il miglioramento anche delle cure mediche, oncologiche, non solo chirurgiche, della radioterapia, dell'oncologia, purtroppo il nostro ruolo fondamentalmente è quello di accompagnare i nostri pazienti nel miglior modo possibile, sia in termini di controllo del dolore, ma anche da un punto di vista di supporto spirituale verso il grande passo. E sembra a volte scontato, ma penso sia l'aspetto più delicato. Certo. Parlavamo proprio l'altra volta di quanto, no? Quando si è un pochettino più giovani, presi dall'entusiasmo per il lavoro che facciamo, ci sentiamo, rischiamo di sentirci onnipotenti, pensiamo di poter curare tutto. In realtà, almeno io, credo che tu possa insegnarmelo questo, purtroppo col passare del tempo capiamo che a volte il nostro ruolo è solo quello di accompagnare i pazienti nel miglior modo possibile. Verissimo. Alla morte, purtroppo. Ma questo è forse anche più importante di quello che riusciamo, sì, a fare, sì, al tavolo operatorio. Hai ragione. Mi sembra che l'altra volta dicevi che a volte ha più valore una carezza a un paziente che... Ma guarda, io ricordo sempre, io ho fatto gli studi classici che adoro e che ritengo fondamentali per un medico, e ricordo sempre, quando leggevo gli scritti di Ippocrate, che nell'antica Grecia il medico parlava in duale. Ora, per coloro che hanno studiato il greco, ricorderanno bene che nell'antica lingua greca esistono tre forme grammaticali, che sono il singolare, il plurale e il duale. Il duale è una via di mezzo tra il singolare e il plurale. Il medico parlava in duale. Perché? Perché allora, quando parlava con il suo paziente e con il suo nucleo familiare, cercava di accomunare in termini di empatia l'esperienza del paziente alla sua vita. Quando Ippocrate diceva di toccare il polso al paziente, stabiliva un contatto fisico con, sì, il paziente. Raccogliere l'anamnesi della famiglia significava conoscere quel nucleo familiare. E questi sono dei valori che, a mio avviso, non devono rappresentare la stella polare del nostro comportamento. Ed è questo il bello, se vogliamo, la grandezza, la dicotomia della nostra epoca, in un'epoca in cui spesso i robot si sostituiscono all'uomo, abbiamo una grande opportunità, che è quella di riscoprire il rapporto umano che deve legare noi al paziente, in termini proprio di empatia. Sì, sicuramente penso che la chiave di volta sia questa. E, io vedo purtroppo che non è sempre così, anche in campo medico purtroppo si può passare a una situazione, diciamo, al cinismo, a una situazione un po' di distacco, anche di forse di difesa da assumere nei confronti della malattia quando si è a contatto con dei pazienti molto gravi. Sì, ma vedi, una minima quota di distacco io ritengo anche che sia necessario per mantenere la lucidità necessaria per giudicare e, sì, aiutare il paziente. Ma la lucidità scientifica è diverso dal cinismo.
certo. Noi dobbiamo fare sempre di tutto per il nostro paziente, che purtroppo non sempre corrisponderà alla possibilità di salvarlo. Però semplicemente un sorriso, chiedere costantemente a lui e magari ai parenti che lo accompagnano in questo percorso come hanno dormito quella notte, o se il dolore che avvertivano il giorno prima è migliorato o meno, e spesso permette loro di vivere meglio una giornata. E i pazienti che hanno patologie neoplastiche serie, poter vivere meglio anche una singola giornata non è affatto scontato. Sì, infatti parlavamo qualche giorno fa anche di un paziente che abbiamo trattato, sia io che tu, e appunto mi dicevi, mi raccontavi che insomma è una persona che di fronte a una grave patologia comunque dava una grande testimonianza. Assolutamente sì, un paziente che ci ha colpito, anzi in realtà ultimamente due pazienti che abbiamo seguito, infatti è vero, veramente ci hanno colpito molto. Uno perché è una bellissima storia di amore di un paziente purtroppo con una patologia oncologica molto avanzata, che ha coronato il suo sogno, no, di amore con la sua compagna, esprimendo purtroppo come uno dei suoi ultimi desideri quelli di legarsi in matrimonio, sì, con sì, lei, e proprio con una luce, una gioia che andava oltre la malattia, condivisa anche dalla compagna. E un'altra bellissima testimonianza di un altro paziente che, sebbene con una malattia degenerativa, neurodegenerativa importante, ha deciso di continuare cure palliative molto importanti semplicemente per amore dei figli, perché non erano ancora pronti al distacco da lui. E sono testimonianze di un amore che si dona completamente, che dovrebbe essere il nostro faro, no? Certo, veramente delle belle testimonianze. D'accordo, allora grazie, grazie al dottor Caracino, e grazie. Ci risentiamo per una nuova puntata di Medicina e Speranza.